Allora, ci troviamo qui all'Istituto Podesti di Ancona con Donatella Linguiti, che è la responsabile del progetto di cui si è interessata la scuola sul controriepaggio. La prima domanda che le faccio è come nasce questo progetto e come l'avete organizzato? Il nostro progetto è un progetto che è partito dall'Associazione Libera, c'era un bando del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con l'Associazione Libera che proponeva un'attività formativa ai vari ordini della scuola. Per le scuole superiori il progetto riguarda il narcotraffico, noi abbiamo aderito e lo abbiamo sviluppato prima con una serie di incontri in classe, ci hanno lavorato due classi, la seconda A e la terza F, e siamo partiti praticamente dagli articoli della stampa locale per far emergere appunto la situazione di Ancona. E leggendo, mettendo a disposizione dei ragazzi questi articoli, abbiamo fatto emergere come Ancona e la Regione Marche non sono esenti dal fenomeno del traffico di droga. E in particolare abbiamo visto che in questa zona arriva soprattutto droga dalla Grecia, dall'Albania, o direttamente dalla Grecia, o passando dalla droga che passa dall'Albania e arriva, proveniente dalla Turchia come percorso, e una serie di altre situazioni che ci sono state anche fornite dalla Polizia di Stato con cui abbiamo collaborato. Poi, quindi da queste letture, i ragazzi si sono fatti un'idea e abbiamo deciso di produrre un video. La storia del video l'abbiamo costruita non a due mani ma a 50 mani, perché l'abbiamo condivisa, ovviamente grazie al mio collega, il professor Fabio Ferretti, che è anche regista, e quindi la sua competenza tecnica era necessaria, ma abbiamo costruito i passaggi proprio della storia insieme con i ragazzi, votando a maggioranza addirittura sui finali, scegliendo, no? C'erano proposte di varie situazioni, abbiamo proprio votato come ci piaceva di più. Adesso siamo a buon punto, e addirittura d'arrivo il 14 è il termine per inviare il nostro video a Libera, parteciperà così a un concorso, speriamo di vincere, ma insomma l'importante è averlo fatto, poi se vinciamo siamo contenti, ma altrimenti è lo stesso. Dopo la selezione sarà visibile, insomma, sia chi è a scuola, chi lo vorrà, probabilmente lo metteremo anche sul sito, ma dopo che c'è stata la selezione. Lo invieremo a Libera, cioè quindi prima dovranno visionare tutti i prodotti delle scuole nella loro sede, e quando avranno deciso come potremo usarlo, diciamo, come materiale didattico, come vogliamo. Che dati sono emersi dalle ricerche che avete effettuato sul nostro territorio? Allora, dati precisi noi non ne abbiamo, perché abbiamo lavorato appunto tramite gli articoli della stampa locale, quindi se io dovessi fare un calcolo esatto non sarei in grado di darti dei dati, però sicuramente basta pensare che solo negli ultimi 10 giorni una delle ultime notizie riguarda un carico appunto proveniente dall'Albania di 21 kg di marijuana che era nascosta a bordo di una macchina targata con targa albanese, e quindi con 18 panetti di marijuana nascosti, e che avrebbero fruttato oltre 200.000 euro sul mercato locale. Diciamo, noi non abbiamo tanti dati rispetto agli arrivi, perché per noi il modo in cui noi abbiamo affrontato questa tematica non era tanto sul consumo, noi abbiamo voluto evidenziare che cosa c'è dietro, perché oggi insomma il consumo di sostanze stupefacenti purtroppo attraversa tutte le scuole, tutti i ragazzi di tutte le scuole, e c'è molto lavoro delle scuole rispetto al consumo, ci sono anche tante istituzioni che se ne occupano, ma difficilmente ci si occupa invece di cosa c'è dietro, quindi a noi interessava di più far capire, approfondire e ragionare su tutto quello che c'è dietro, quindi sullo sfruttamento di tante popolazioni povere
per la coltivazione di queste sostanze stupefacenti, quindi ricatti in questo senso, gente diciamo, che muore per produrre la droga e non guadagna niente, focalizzare invece l'enorme ricchezza che le organizzazioni criminali accumulano grazie a questo traffico, capire un attimo quali sono le rotte, abbiamo visto delle cartine per capire, no, diciamo, dai paesi produttori come si arriva qui, e ragionare poi anche sulle soluzioni che sono in campo per combattere il narcotraffico, criticando un po' anche, diciamo, le scelte. Ovviamente quando si discute ci sono opinioni differenti tra ragazzi, ma se non altro ognuno ha maturato un suo punto di vista, è un po' più consapevole perché basato su documenti. Un dato sicuramente, diciamo, importante è che il nostro territorio non è esente né dal traffico di droga, che diciamo, è una cosa che abbiamo seguito di più, ma neanche da altri fenomeni criminali come appunto che riguardano soprattutto l'imprenditoria. Anche qua appunto, abbiamo purtroppo il cosiddetto pizzo. Quindi sono segnali, diciamo, ancora non così evidenti come in altre parti del nostro paese, ma sicuramente un grosso, ormai più che un campanello d'allarme, per cui l'attenzione deve essere totale. Lei prima parlava del video che i ragazzi avevano effettuato, e magari se ci può dire dove finirà questo video, dove sarà possibile vederlo. Allora, come dicevo prima, quando avremo il via libera sarà possibile vederlo a scuola, chi vuole ce lo può chiedere, lo mandiamo, lo metteremo sul sito, sicuramente anche su YouTube, come abbiamo messo gli altri che abbiamo prodotto, ma prima lo faremo vedere qui nella nostra scuola. Va bene, io la ringrazio per le risposte che ci ha dato.